Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuova recensione a tema Trono di Spade. Ma prima di cominciare vi ricordo che utilizzando il mio codice 7potter sul sito Pumpling potete avere il 20% di sconto su tutto il catalogo e il codice è riutilizzabile tutte le volte che vorrete. Quella che indosso oggi è appunto una maglietta di Pumpling con Hodor che tiene la porta, scena tristissima, ma non voglio fare spoiler. Ragazzi, ecco qui accanto a me un pacco che mi è appena stato consegnato da parte di Oscar Mondadori, che ringrazio tantissimo perché mi dà la possibilità di recensirvi delle chicche davvero strepitose. A breve vi ricordo che arriverà anche in commercio l'edizione Draghi dell'Ombra del Vento, che è bramo da morire. Ragazzi, io vi consiglio assolutamente di seguire Oscar Volt su Instagram. Detto questo, andiamo ad aprire questo pacco e andiamo a tirare fuori il contenuto che è qui, ragazzi, ed è una figata pazzesca. Si tratta del libro che contiene tutte le mappe del mondo del Trono di Spade. È di George R.R. Martin e si chiama Le Terre del Ghiaccio e del Fuoco. È un atlante di tutto il mondo conosciuto. Ha la forma di un libro. Andiamo a togliere questa qui, la fascetta, ma in realtà non lo è. È della stessa dimensione dei draghi precedenti, di quelli che vi ho mostrato nei video passati, come la bellissima ultima edizione di tutti i libri di Game of Thrones. E ragazzi, questo qui accanto sembrerà proprio un libro normalissimo, che come vi dicevo in realtà non è, perché aprendolo ecco che all'interno andiamo a scoprire che non ci sono pagine, non si tratta di un libro vero e proprio, ma si tratta di un contenitore che al suo interno ha ben 12 mappe. E naturalmente adesso vi vado anche a dire di quali mappe si tratta. Nella parte 1, quindi da questa parte troviamo il mondo conosciuto, Occidente, Essos centrale, Oriente, Westeros e poi oltre la barriera. Invece da quest'altra parte troviamo le città libere, la Baia degli Schiavisti, il mare Dothraki, Approdo del Re, Braavos e poi i viaggi. Questa dei viaggi è una cartina che sono curiosissimo di guardare perché va a raccogliere tutti gli spostamenti dei personaggi principali all'interno della saga del Trono di Spade. Quindi è davvero molto molto interessante come cosa seguire appunto tutti i vari spostamenti di Daenerys, di Jon, di tutti gli altri protagonisti. Ma adesso proviamo a tirare fuori qualcosa. Intanto quello che mi salta all'occhio è che è presente questo cartoncino dove c'è tutto un riepilogo, un'introduzione e possiamo anche notare come le cartine hanno dimensioni diverse. Possiamo dividerle in due gruppi, 6 saranno grandi e altre 6 saranno medie. Quindi sono molto molto curioso e direi di andarne a tirare fuori qualcuna. Sono tenute assieme da queste fascette bianche. Devo dire che sarebbe molto molto bello magari poterne incorniciare qualcuna. Abbiamo qui la prima è quella che è relativa al mare Dothraki. Andiamo ad aprirne una, speriamo di riuscire poi a richiuderla, che i sette dei mi assistano. Ragazzi, eccola qui, è molto molto grande come potete vedere e sono riportate tutte le varie città presenti nel mare Dothraki. Queste qui vanno guardate e spulciate con molta molta calma, ovviamente, ma io adesso volevo semplicemente mostrarvele e darvi un po' una visione d'insieme. Poi abbiamo anche quella delle città libere, anche in questo caso piegata allo stesso modo. Nel frattempo è partita la fascetta del libro ed ecco qui quella lì delle città libere. Spero sia nel verso giusto, credo di no. Il verso giusto in questo caso è questo, quindi mi sa che non sono più piccole le 6 in verticale, ma sono tutte della stessa dimensione e sono davvero enormi e super dettagliate. E poi andiamo a vedere quella degli spostamenti, che secondo me è quella che più può interessarci e incuriosirci, anche se per la prima volta vediamo le cartine di tutto il mondo conosciuto, quindi anche questa esclusiva di questo volume. Eccola qui, l'ho trovata e quindi andiamo ad aprirla e guardarla assieme. E questa direi che sarebbe molto utile per spiegare
quanto sia stata intricata la trama del Trono di Spade a qualcuno che magari avesse voglia di cominciare la stagione dalla puntata numero 1, qualcuno che magari non ha mai visto il Trono di Spade. Fategli vedere questa mappa e potrebbe passargli la voglia. Davvero intricatissima. E poi, mentre sfogliavo le mappe per cercare questa, invece ho intravisto quella del mondo conosciuto. Quindi sono molto molto curioso di vedere anche questa, che dovrebbe comprendere sia Essos che Westeros. Quindi andiamo ad aprirla. Eccola qui. Sì, ecco che troviamo tutto per intero. E vediamo anche questa parte qui, estrema, da questo lato, che sembra non essere mai apparsa nella sigla, perlomeno io non la ricordo, non ricordo questa parte qui della mappa, quindi potrebbe essere quella nuova che è stata appunto rivelata da Martin in occasione dell'uscita di questo Atlante, che è stato rinominato il Google Maps del Trono di Spade. È davvero super, super interessante, ragazzi. Ci sono parti che somigliano anche alla Grecia, da quello che sto notando. Comunque me la spulcerò sicuramente poi con molta molta calma. Credo che questo sia stato l'unboxing recensione più confusionario mai prodotto qui su questo canale, ma mostrare 12 mappe enormi non era proprio opera da poco, non era proprio semplicissimo. Io, ragazzi, assolutamente vi consiglio l'acquisto di questo volume qualora foste collezionisti del Trono di Spade. È in ogni caso un'opera da affiancare come supporto anche alla saga letteraria, soprattutto alla saga letteraria. Anche perché credo, ma non ho la certezza, che gli spostamenti riportati sulla mappa dei viaggi siano riferiti a quelli della saga letteraria e non tanto a quelli che abbiamo visto nella serie TV. A questo punto, ragazzi, credo di avervi dato tutte le informazioni necessarie riguardanti questo nuovissimo drago di Oscar Volt Mondadori, che ringrazio ancora una volta per avermene inviata una copia da potervi mostrare. E naturalmente lascio tutti i link sotto in info box per poterlo acquistare, per poter curiosare, guardare il prezzo e tutto il resto. Io naturalmente vi chiedo di seguirmi su Instagram per essere sempre aggiornati sulle ultime novità relative al canale, di lasciare un mi piace, commentare, condividere il video con i vostri amici. Fatemi sapere sotto nei commenti se conoscevate già quest'ultima pubblicazione. Io vi invito caldamente a seguire Oscar Volt su Instagram, perché pubblicano continuamente novità che vi lasceranno l'acquolina in bocca giorno dopo giorno. Bene, detto questo, ragazzi, è arrivato il momento di congedarmi e di darvi appuntamento prestissimo con tante altre novità. Ciao!